Ci sono tre regole fondamentali per utilizzare i segnali di trading, delle regole che vi faranno capire come utilizzarli nel modo migliore, ma soprattutto come scegliere quelli che sono i trader profittevoli per il futuro, non per il passato, e scegliere le strategie che meglio rispecchiano la nostra personalità, quello che effettivamente stiamo cercando nell'ambito del segnale di trading. È un argomento abbastanza controverso il fatto se utilizzare il famoso copy trading, ragazzi, o sviluppare delle strategie proprie. Quello che penso e dico sempre è che la verità in questo caso è effettivamente sta nel mezzo, perché sviluppare le proprie strategie, le proprie competenze nel trading è l'unico modo, secondo me, di portare a casa veramente profitti, ragazzi, che sono anche replicabili per tanto tanto tempo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a capire come scegliere le strategie da copiare se volete fare copy trading e come scegliere i segnali che sono più adatti a noi. Andremo a ragionare su tre regole, ragazzi, vi dirò tre regole che potete applicare quando andate a scegliere queste strategie. Poi faremo un esempio sul campo utilizzando la piattaforma di trading Prime XBT, che è una piattaforma di trading che ha un servizio di copy trading, si chiama Covesting ed è possibile utilizzarlo con i nostri Bitcoin, ragazzi. Andiamo a guardare queste tre regole e poi facciamo un esempio spostandoci sulla piattaforma. Ma prima di andare nel vivo del video, vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un pollicione. Vi chiedo anche una cosa, ragazzi: chi di voi ha utilizzato i segnali di trading di qualcuno? Qual è la vostra esperienza, ragazzi? Ok, molti di voi risponderanno che hanno utilizzato il mio midterm in Academy, uno dei miei segnali migliori che ho già fatto. Tra l'altro, uno straprofitto su Bitcoin. Trovate ovviamente l'Academy in descrizione, chi di voi volesse informazioni. Ma al di là di questo, ragazzi, sono sicuro che molti di voi avranno avuto esperienze non tutte positive. Applicando le regole di cui parleremo oggi, probabilmente le cose cambieranno, ragazzi. Ma fatemi sapere qual è stata la vostra esperienza con i segnali di trading. Prima regola fondamentale: scegliere le strategie di trading e il trader che ha lunga vita. Sembra strano dirlo così, però in realtà effettivamente è proprio quello che è la cosa più importante per una questione, badate bene, di natura matematica. Allora bisogna andare a scegliere la strategia di trading e il trader che già da tanto tanto tempo sta facendo quell'operatività. C'è un concetto che si chiama outliers. Se scegliamo un trader che magari ha performato benissimo lo scorso mese, ma che ha in piedi questa sua strategia da pochissimi giorni, potrebbe essere che quel rendimento, quel profitto che è andato a realizzare è semplicemente un colpo di bip, colpo di fortuna, perché effettivamente nel trading queste cose capitano, ragazzi. Se voi andate a fare decine e decine e decine di operazioni, alla fine di queste operazioni siete in profitto, allora possiamo parlare di capacità del trader. Ma se fate due operazioni e una vi è andata benissimo, avete guadagnato per esempio il 200%, è un colpo di... Ok, andando a scegliere le strategie da copiare che sono lunghe, che hanno uno storico lungo, stanno in piedi da tanto tempo, andiamo ad eliminare il problema degli outliers statistici. Seconda regola da andare a guardare: i profitti. Andiamo a vedere una strategia profittevole. Perché andare a copiare, ragazzi, una strategia che perde soldi? Allora, se trend is your friend, la mia frase preferita, ragazzi, ormai il motto di Mauro Gaimi è trend is your friend, lo sapete benissimo. Quindi, se trend is your friend, è la stessa cosa che dobbiamo dire anche per quanto riguarda una strategia di trading. Quindi, se volete andare a seguire dei segnali di un trader, andate a seguire quelli che sono profittevoli e lo sono stati nel passato. Però anche qui c'è modo e modo di scegliere i profitti, perché potremmo scegliere anche un trader che ha profitti stellari, magari il 200-300%, perché semplicemente sta lavorando in grande leva finanziaria, quindi con grande volatilità. Oppure potremmo scegliere dei profitti che sono lineari nel tempo. Ok, andiamo a guardare quella che è la profittabilità, per esempio, di questa strategia. Soltanto nel mese di luglio è stato fatto un profitto di 160 punti percentuali con questa strategia. Però gli altri sono ben diversi da questo livello, quindi è probabile aspettarci per i periodi successivi che questa strategia non vada a performare così tanto, perché questo 160%
100% non è il derivato da una logica costante, ma bensì soltanto da un mese che è palesemente un outlier. Quest'altro tipo di strategia che sembra avere nei mesi iniziali un andamento accettabile, ragazzi, poi però nei mesi successivi incomincia a diventare negativa. Però già questo tipo di strategia può essere presa in considerazione perché? Perché è una strategia più lineare, dove i rendimenti non sono diversi, cioè non abbiamo un mese dove ci sono rendimenti stellari, ragazzi, e poi gli altri dove sono bassi, bensì abbiamo rendimenti che sono abbastanza simili. Andiamo poi a vedere quella che invece è una strategia che è costantemente in salita. Anche questo tipo di strategia può essere presa in considerazione, perché abbiamo solo un mese che è di nuovo luglio, ragazzi, ma è un mese che probabilmente è stato estremamente profittevole per una serie di logiche di mercato, perché l'avevamo già visto per esempio in questa strategia che il mese di luglio era molto profittevole, quindi probabilmente è una situazione di mercato. Ma quello che mi interessa è vedere che da agosto, settembre e ottobre c'è una certa linearità nell'ambito dei profitti. Terza e ultima regola per scegliere la strategia da copiare con i segnali di trading è quella di andare a guardare il trend della equity line. Andiamo a guardare se questa strategia ha degli impulsi, ragazzi, ha delle fasi estremamente rialziste, estremamente ribassiste, perché significa che la volatilità in quel caso è molto alta. Se la volatilità è molto alta, a quel punto dovete iniziare a capire che effettivamente potrebbero esserci degli scossoni su quella strategia che state andando a copiare. Perciò meglio scegliere una strategia che ha l'equity line la più lineare possibile, la più tranquilla possibile, soprattutto se siete all'inizio, se siete dei trader che volete fare trading copiando gli altri trader anche per imparare. Siamo arrivati al momento più importante, perché dobbiamo andare a vedere tutte queste regole applicandole sulla nostra piattaforma Prime XBT per andare a cercare di capire quali sono effettivamente le strategie che possono essere copiate secondo queste regole. Eccoci davanti la piattaforma di Prime XBT. Ragazzi, su questo tipo di piattaforma vi lascio il link in descrizione se mi volete aiutare con i referral, come sempre, con un bonus del 25% di sconto sulle fee se volete andare ad utilizzare la piattaforma di Prime XBT. È una piattaforma che potete utilizzare investendo Bitcoin, ragazzi. Questa è la peculiarità, secondo me, la cosa principale, la cosa veramente più importante di una piattaforma di questo tipo. Andiamo ad applicare queste regole che abbiamo appreso sulla piattaforma di Prime. Trovate nel menu principale questo che è il bottone Covesting, ragazzi. Andando qui vi basterà cliccare per esempio su una, lo faccio a caso, su follow in questo momento, io non ho capitale in questo momento sul conto, andare a inserire per esempio quello che volete mettere come amount, cliccare ovviamente la conferma che avete capito la pericolosità di questo tipo di investimento, ricordatevi sempre che è così, e cliccare su follow. In questo caso seguirete alla lettera quello che il trader in questione che avete copiato, quindi il trader che state seguendo, andrà a fare sulle proprie strategie. Quello che invece dobbiamo andare a vedere è l'applicazione di queste tre regole che vi ho detto, e cerchiamo appunto un trader in questione che potrebbe rispecchiare, perché no, queste regole. Se volete, qui poi sull'ambito su in alto a destra trovate l'imbuto, il cosiddetto imbuto dei filtri, e qui potete inserire anche il nome di una strategia se già la conoscete, oppure mettere dei parametri. In questo caso per esempio questo tipo di ricerca a filtro può esserci utile, perché abbiamo già la regola numero 2 che vi dice che la strategia deve essere tutto sommato profittevole, che quindi dobbiamo andare a escludere tutte quelle strategie che non sono profittevoli, mentre la regola numero 1 ci dice che deve essere la più lunga possibile. Per cui, ragazzi, andiamo ad applicare subito la regola numero 1, maggiori di 60, direi che è assolutamente sufficiente per 60 giorni andare ad avere un'idea generale. A dire la verità sarebbe meglio utilizzare 90, ma questo servizio Covesting è in piedi veramente da poco tempo, quindi secondo me utilizzando un filtro da maggiori di 60 già possiamo andare ad avere uno screening adeguato. Poi andiamo a inserire la seconda regola, che è quella della profittabilità, total profit, ragazzi, quindi maggiori di 50. Allora dico che questa strategia deve avere profitto maggiore di 50, oppure deve essere semplicemente profittevole se voglio ampliare la ricerca con un profitto maggiore di 0. Però mi incontrerò anche strategie che sono a 0, ragazzi. Se metto che sono a 0 da 60 giorni significa che non hanno guadagnato nulla da
due mesi, perciò posso utilizzare questo filtro a 50. E già, come vedete, sono state eliminate una serie di strategie che non rispecchiano le nostre caratteristiche. Andiamo poi a cercare all'interno delle singole strategie quella che ha il famoso trend dell'equity migliore e che ha la distribuzione della, dei periodi, perché, come vi ho spiegato, ragazzi, quello che è veramente importante è andare a vedere come sono distribuiti questi profitti, perché se i profitti sono tutti inerenti a una singola operazione o a un singolo mese, non è corretto seguire quella strategia, perché potrebbe essere un outlier. Quindi andiamo a vedere queste strategie che abbiamo trovato e cerchiamo di capire come si fa a vedere questa cosa, ragazzi. È semplicissimo sulla piattaforma di Prime, perché, per esempio, ipotizziamo di prendere quello che è il trader che ha ottenuto il profitto maggiore, in questo caso long term gain. Entro cliccando sopra quella strategia. Intanto qui vedete una serie di schermate utilissime. Vi consiglio di mettere qui year, quindi andiamola a vedere l'equity, per esempio, da un punto di vista annuo, e vediamo una cosa molto interessante. Questa strategia, che però ha un tempo molto breve, perché è semplicemente da agosto che sta in piedi, comunque accettabile secondo le nostre caratteristiche, ha una linearità di crescita interessante. Quando fa una minus, ragazzi, perde ovviamente 40 punti, come vedete, in questa singola giornata. Quindi vi fa capire anche come questo tipo di strategia sono essenzialmente molto rischiose, quindi dovete anche capire cosa andare a mettere, quanto investire in strategie di questo tipo. Questo è fondamentale ricordarlo, ragazzi. Però ha una linearità, quindi rispecchia la nostra regola numero 3. Andiamo però giù, vedete che c'è una schermata che si chiama profitability. Allora, qui, andando a cliccare su my month, riusciamo a capire come è stata realizzata questo tipo di strategia. E badate bene, guardate un po', a settembre 224 punti percentuali, quindi sui 387 il trader in questione ha realizzato 224 punti solo a settembre. Questo vi fa capire come questo tipo di strategia potrebbe effettivamente essere un outlier, e questa va scartata secondo quella che è la nostra regola numero 2. Andiamo avanti e andiamo a vedere altri tipi di strategie, quindi clicchiamo nuovamente su year. Qui il trend è meno lineare della strategia precedente, ma andiamo a vedere su month e vediamo che c'è un alti e bassi su questa strategia, con un outliers abbastanza evidente che è 160. Quindi anche questo, ragazzi, scartiamo questo tipo di strategia perché non rispecchia quelle che sono le nostre regole. E ripeto, ragazzi, ancora una volta, qui sono delle regole, non sono delle regole assolute, quindi non è detto che i trader che stiamo scartando, le strategie che stiamo scartando, non possono andare bene nei prossimi mesi. Questo ovviamente non lo sa nessuno, ma che sono sicuramente più pericolose secondo questo punto di vista. Quindi andiamo a cercare, a questo punto ormai avete capito come funziona, un trader che ha, per esempio, tutte le caratteristiche che stiamo cercando. Questo tipo di strategia, per esempio, ragazzi, che vedete, ha una linearità nella sua struttura di crescita. E poi, se vado giù in profitability, è la tabella che vi ho presentato prima. È vero che esistono outliers a luglio, però è anche vero che i mercati a luglio, dove è andato a investire il trader, avevano corso probabilmente tantissimo, perché l'abbiamo visto anche in altri ambiti. Ma da agosto in poi questa linearità è interessante, quindi questa può essere, per esempio, una strategia che rispecchia tutte quelle che sono le caratteristiche che vi ho spiegato. Bene, ragazzi, come si usano i segnali di trading e le tre regole che dovete applicare, anche se non siete dei trader, per andare a copiare le vostre strategie. Io sono un po' avverso dal copiare i segnali di trading senza avere una vostra strategia. Quello che posso dirvi è: createvi la vostra strategia, studiate. Però, ragazzi, entrare nel trading in questi modi, con dei capitali piccolissimi, ragazzi, in modo tale che, se anche ci fossero dei danni, sarebbero magari irrisori, piccolissimi per le vostre tasche,
può essere, perché no, uno splendido modo di appassionarsi a questo mondo. Quindi è una cosa che posso consigliare anche ai neofiti, perché no, utilizzando veramente capitali irrisori, perché vi appassionate a questo mondo, vi darà la linfa, quella forza di dire: ma perché no, posso impararlo anche io, vediamo cosa ha fatto il Trader X oggi. Un po' come guardare un programma, un po' come seguire una serie TV, può essere veramente entusiasmante. State utilizzando questi segnali, le avete fatte queste prove, vi siete trovati bene? Sono sicuro che molti di voi diranno che si sono trovati male. Provate ad applicare queste regole e le cose cambieranno. Fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre un pollicione per i miei video, ragazzi, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!